Ok, eccoci qui con l'ex Workout FST7, o per dirla più semplicemente in italiano, l'allenamento delle gambe col metodo FST7. Nella versione accorpata, perché l'allenamento completo sarebbe suddiviso in due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio. Come le persone normali, diciamo, non sempre è possibile avere a disposizione tutta la giornata per allenare le gambe. Quindi questa è la versione accorpata, riducendo, togliendo qualche esercizio qua e là e adattandolo a una singola seduta giornaliera. Inizio con un breve riscaldamento sul tapis roulant, 5 minuti di camminata o corsettina semplice, per poi dedicarmi alla leg extension, dove il video è abbastanza corto, ma in realtà sulla leg extension ci passo parecchio tempo perché faccio un paio di serie di riscaldamento, 50 kg e poi 65 per incominciare ad approcciarmi al peso più idoneo. Passo poi a un piramidale partendo da 80, 90, 95 o 97. A 97, una volta fatta la serie, inizio la discesa facendo un paio di serie a 80-75 kg. Una serie di defaticamento con 50 kg e poi continuo con 3 o 4 serie, una dietro l'altra, con una singola gamba che è quella che avete visto nel video, con un peso di 30-32 kg. Il video intanto è andato avanti, mi ha anticipato e quindi avete già visto che l'allenamento prosegue con lo squat frontale al multipower, una serie leggera anche qui per approcciarmi con 10 kg per parte, seguita da 3 serie con 20 kg per parte, circa 10-12 colpi, quelli che vengono, pausa di 1 minuto. Anche nella leg extension, nelle prime serie, quelle con le due gambe, le pause erano di 1 minuto per poi annullare praticamente le pause e fare tutto di continuo quando si lavora con le singole gambe, giusto il tempo di passare da una gamba all'altra. Ecco, qui vediamo ancora l'allenamento dello squat frontale, varie inquadrature, diciamo che il video, dire, lascia un po' a desiderare, anche perché mi sono dovuto arrangiare da solo con un mini cavalletto di quelli un po' deformabili per fare le riprese in autonomia senza aiuto. Ecco, passiamo quindi all'esercizio successivo, che è il classico squat, in questo caso fatto al multipower. Una serie leggera con 20 kg per parte, per approcciarmi, per riscaldare un attimino, per prendere confidenza con il peso, passando poi a una serie con 40 kg per parte e poi a seguire, insomma, lì vado un po' a giornata, un po' come sono con l'ispirazione, cercando di trattenermi dalla tentazione di aumentare troppo il carico, perché poi la mia povera schiena ne risente. L'esecuzione è discreta, accettabile fin quando tengo carichi leggeri, già quando incomincio ad andare sui 50 kg per parte lascia un po' a desiderare, non ne parliamo per quando ho fatto carichi anche maggiori. Qui le pause sono di 1 minuto, anche qualcosina di più, ma non mi piace mai esagerare con la lunghezza delle pause. Le serie sono due, diciamo così, considerate di riscaldamento, poi 4-5, anche qui a seconda di come è l'ispirazione della giornata. Diciamo che in alternativa allo squat alla multipower, a volte preferisco lo squat libero. In quel caso diminuisco i carichi, non vado oltre i 30 kg per parte,
e l'esecuzione però è sicuramente più accurata, anche perché avendo le gambe lunghe, le leve lunghe, sul multipower faccio fatica a gestire il movimento, mentre con lo squat libero evidentemente la cosa è più facile, almeno da questo punto di vista. Una ulteriore alternativa che per ora ho fatto poche volte è lo squat con i manubri, fatto poche volte anche perché i carichi a disposizione in palestra qui non sono eccessivi, quindi diciamo il 99% delle volte rimango sullo squat alla multipower o quello libero. Ultima serie di squat, peso leggermente abbassato per cercare di chiudere con un'esecuzione un po' migliore e con tanta fatica. Dopo lo squat è il momento dei polpacci. Anche se dal video magari non si capisce subito che sto per eseguire una serie di polpacci, diciamo questo è quanto. La prima serie la faccio con un peso che è assolutamente sotto controllo, ovvero 40 kg per parte, e dalla seconda serie incomincio a fare il carico che poi terrò, salvo piccole aggiunte, per tutte le serie successive, che saranno 5 serie con 50 o 55 kg per parte e una pausa di circa un minuto, a volte anche meno, perché il recupero sui polpacci è notevole. Cerco di tenermi tra le 12 e le 15 ripetizioni per ogni serie e così proseguo. Ecco, il video sembra un po' segaligna la gamba, ma quella è, e quella me la devo tenere. Non vorrei anticipare, ma diciamo che questo esercizio mi consente comunque di lavorare abbastanza bene entrambi i polpacci. Qui vediamo che si nota ancora, diciamo, la differenza tra il polpaccio destro e quello sinistro, differenza dovuta alla rottura del tendine d'Achille di ormai circa una decina di anni fa, che però sia come volume muscolare che anche come forza non è ancora stata recuperata a pieno. La forza abbastanza, il volume faccio più fatica. Per fortuna, diciamo che non ho polpacci così voluminosi da far notare in modo macroscopico la differenza. Qui siamo passati ai polpacci alla pressa con un carico iniziale di 150-160 kg nella prima serie di approccio, per poi passare a 3 serie dove vado a caricare sempre di più con 170, 180 e 190 kg, 190 è il carico massimo della pressa in questione. Qui faccio appunto queste tre serie con il carico pesante, per poi passare a, sempre rimanendo sulla pressa, sempre rimanendo sui polpacci, a lavorare singolarmente le gambe, e lì è, diciamo, il punto dolente dove emergono ancora le differenti possibilità tra polpaccio destro e polpaccio sinistro, nel senso che sono costretto a mantenere carichi di 70 kg per lavorare bene col polpaccio destro, 80 kg nella seconda serie e già faccio fatica. Passiamo poi allo stacco da terra con gambe tese, esercizio che odio profondamente, ma che non posso evitare di fare, perché effettivamente è molto molto importante, rafforza sia la schiena e poi lavora
anche molto bene il posteriore della coscia, ovvero il bicipite femorale. Non mi piace caricare esageratamente su questo esercizio, quindi faccio una prima serie con 20 kg per parte e poi proseguo con altre tre serie con 30 kg per parte senza andare oltre. Qui appunto vediamo, siamo già alle serie con i 30 kg per parte. Questa è l'ultima serie e si vede, visto che non riesco più a fare un'esecuzione decente, ma meglio di niente. Anche in questo caso, diciamo, le pause sono di circa un minuto, magari anche qualcosina di più per recuperare in modo pieno dalla fatica. Ecco, abbiamo quasi terminato gli stacchi da terra e stiamo quindi per passare all'ultimo esercizio di questa sessione di allenamento, che in questa versione accorpata e accorciata con tagli di vari esercizi, di fatto è l'unico vero esercizio rimasto con la modalità FST7, ovvero 7 serie di 12-15 ripetizioni, pause molto brevi di 30 secondi al massimo, con un carico che consente di fare un po' tutte le sette serie. Nello specifico utilizzo alla leg curl da seduti un carico di 40-42 kg, a volte 45, insomma gestisco un po' le sette serie in questo modo. La versione invece completa dell'allenamento prevede che l'esercizio finale o quello iniziale siano appunto con questa tecnica dell'FST7, quindi 7 serie con un intervallo breve e ripetizioni tra i 10 e i 15 colpi, soprattutto 15 quando parliamo di gambe. E in questo caso invece appunto è rimasto l'unico superstite per questa sessione di allenamento, è la leg curl finale. L'allenamento volge al termine con gli ultimi colpi dell'ultima serie e quindi ne approfitto per salutarvi, invitarvi a mettere mi piace se vi è piaciuto il video, a essere clementi se non vi è piaciuto, e comunque iscrivervi al canale e guardare altri video, ce ne sono tanti di tanti generi. Ciao!